stata una settimana molto intensa questa. Esatto, veniamo da una settimana piena di impegni anche goliardici come quelli della festa di ringraziamento organizzata da Coldiretti a Nanno e impegni un po' più riflessivi come le serate in vista del referendum, quelle serate informative che sono risultate essere molto interessanti, anche con dibattiti molto accesi e con parecchie domande da parte vostra, della popolazione. Sintomo che il risultato non è del tutto scontato e quindi a ognuno di voi viene la curiosità di capire quale sia la strada più giusta. Qui oggi abbiamo fatto una giunta preconsigliare, possiamo dire, perché domani avremo appunto il consiglio comunale. Parleremo all'interno di questo consiglio di alcune cose molto interessanti. A parte il discorso iniziale sul bilancio e su alcune varianti, passeremo poi a confermare alcuni regolamenti, tra quali quello delle consulte. Finalmente la Commissione Statuto ha naturalmente lavorato e deliberato per quanto riguarda il regolamento delle consulte e quindi domani porteremo in approvazione a Consiglio questo strumento che servirà poi a noi e a tutta la popolazione per partecipare nel miglior modo possibile alla vita comunale. A seguito del regolamento delle consulte ci sarà invece un altro punto interessante riguardante l'individuazione di un punto strategico con il quale, per il quale verrà stabilito poi il sostegno del fondo strategico della comunità di valle, un punto strategico individuato nell'area della diga, quindi il lago in sé di Santa Giustina è individuato dalla comunità della Val di Non come punto strategico in generale da valorizzare per il futuro della nostra valle e il punto della diga che si trova sul nostro territorio per noi è il punto strategico per quanto riguarda l'ambito di Villa d'Anagna. Da qui partirà poi tutta una progettazione, tutto un iter per il quale definirà poi quali saranno i veri progetti per la valorizzazione di quest'area. Ma questo sarà nel momento successivo. È previsto un iter partecipativo, quindi sarà coinvolta anche la popolazione. La strada da qui in poi sarà molto lunga, ci sarà un coinvolgimento di un comitato tecnico per definire se questa è veramente un'area così positiva e da valorizzare. E poi ci sarà tutta la parte effettivamente partecipativa, in cui la popolazione potrà dire la propria e potrà aiutarci in questa nostra decisione, questa nostra progettazione di valorizzazione di quell'area.